A 24 anni dalla caduta del regime, l'Albania oggi è un paese in grande trasformazione ed è pronta ad accogliere Papa Francesco il prossimo 21 settembre. Un viaggio apostolico breve e serrato. In 14 ore il pontefice celebrerà la messa a Tirana, incontrerà i rappresentanti delle altre religioni, abbraccerà la chiesa locale e accarezzerà i bambini del centro di Betania. Dopo 45 anni di dittatura, ci ha raccontato Don Marian Paloca, responsabile ad interim del programma albanese della Radio Vaticana, il paese porta il fardello del suo passato, ma guarda con fiducia verso l'Europa, fiducia condivisa anche dal Papa. Sono riusciti a fare un governo, ma pensiamo ai Balcani, un governo di unità nazionale fra islamici, ortodossi, cattolici, con un consiglio interreligioso che aiuta tanto e equilibrato. Questo va bene, è armonizzato. La presenza del Papa per dire a tutti i popoli, ma si può lavorare insieme. Il dialogo interreligioso in Albania è un patrimonio immenso. Non è stato, certamente, non è stata una conquista facile. In Albania si sono incontrati e scontrati l'Oriente e l'Occidente, poi l'impero ottomano con la civiltà cristiana. E poi è arrivata la dittatura che ha fatto piazza pulita dal punto di vista religioso. Dunque la convivenza religiosa in Albania si è maturata nei secoli e gli albanesi hanno capito, grazie a Dio, che vale meglio accettarsi vicendevolmente con tutte le differenze che ciascuno porta piuttosto che farsi guerra e eliminarsi a vicenda. E dunque la storia ha insegnato agli albanesi che è follia non accettare differenze e escludersi. Il rigido inverno di sofferenze e prove patito dall'Albania è stato seguito da anni di transizione lunghi e impegnativi. Fu soprattutto Giovanni Paolo II a incoraggiare questo cammino durante la visita del 25 aprile 1993. È rimasta la testimonianza dell'amore del Papa per un paese che aveva sofferto molto, per un paese in cui la Chiesa rappresenta una minoranza in questioni numeriche, dunque un Papa che guarda la piccolezza di una nazione che esce molto ferita da una dittatura lunga e bacia quella terra bagnata del sangue dei martiri e incoraggia un popolo in un periodo in cui di coraggio veniva offerto veramente poco, perché l'Albania era completamente disorientata nel trauma post-dittatoriale. E il Papa va controcorrente, va a incontrare questo popolo, a incoraggiarlo, a indicargli il futuro, rivolge anche un memorabile messaggio alla nazione albanese la sera prima di rientrare a Roma in piazza Skanderbeg, quella piazza che per decenni era stata la piazza del dittatore, diventa ecco la cattedrale del Papa per una sera. E il Papa appunto rivolge parole di incoraggiamento, di apprezzamento, parole di orientamento anche. Il ricordo di quella visita è ancora fresco nella memoria di tantissimi albanesi e chiaramente ha lasciato alla nazione anche la Chiesa rinata, perché quel giorno consacrò quattro vescovi, tre dei quali erano sopravvissuti alle prigioni comuniste e un altro che è ancora l'arcivescovo di Tirana che accoglie il Papa Francesco in questo viaggio che si attende con molta gioia.